Bentornato Gutier, bentornata. Andiamo sempre avanti nel pannello di controllo ed ora visioniamo la sezione relativa a opzioni risparmio energia. A cosa serve? Beh, credo che già le parole ti siano abbastanza chiare. Ti permetterà di selezionare varie combinazioni per ottimizzare la gestione o del consumo oppure delle prestazioni. In pratica puoi decidere come gestire alcuni consumi del tuo computer e ciò potrebbe non interessarti più di tanto nel caso di un desktop, ma certamente per un dispositivo portatile questa è una operazione da non sottovalutare, in quanto la durata delle batterie, come saprai, diminuisce con il passare del tempo. Questa sezione ti permetterà di scegliere le combinazioni d'uso di hardware e software per una risposta più ecologica e quindi più economica, oppure più performante, ma naturalmente dispendiosa e inquinante, se vogliamo. Come punto chiarificatore, devi sapere che un computer, quanto più è performante, tanto maggior energia consuma, mentre risparmiando sui consumi otterrai però minore prestazioni. Come accedi? Ovviamente dal pannello di controllo tramite il pulsante opzioni risparmio energia. Una volta che sarai all'interno di questa sezione, avrai la possibilità con dei semplici clic di impostare i parametri di gestione dei vari consumi. Infatti potrai scegliere tre diversi approcci: o bilanciato, o prestazioni elevati, o infine risparmio di energia, qui rappresentati da tre sezioni. La prima preferenza ti consente di bilanciare consumi e prestazioni sull'hardware compatibili a tali impostazioni, quindi tutto sommato un equilibrio tra le due impostazioni. La sezione seconda ti consente di ottenere alte prestazioni per quella specifica macchina, ma ciò naturalmente a scapito di un maggior consumo di corrente. La terza ed ultima sezione potrebbe essere nascosta, ma eventualmente clicca sul pulsante, mostra combinazioni aggiuntive e potrai visionarla. Essa darà il massimo del risparmio energetico, ovviamente degradando le prestazioni laddove è possibile. Accanto ad ogni scelta trovi un altro pulsante con la scritta Modifiche, Impostazioni, Combinazioni, che ti permetterà di accedere ad una nuova finestra nella quale, da un menu a tendina, potrai scegliere dopo quanti minuti di inattività il monitor si spegnerà automaticamente. Potrai decidere di non spegnerlo mai, oppure scegliere un tempo che varia da un minuto fino anche a diverse ore. Se dovessi scegliere personalmente per un risparmio, io imposterei un tempo ragionevole di pochi minuti. Il pulsante invece ripristina impostazioni predefinite per questa combinazione, rivolta il valore temporale a quanto deciso dalla Microsoft, quindi i parametri standard. Un pulsante Cambia impostazioni avanzate ti consentirà di accedere a una nuova sezione con un maggior numero di impostazioni per la gestione del risparmio energetico. In questa sezione potrai sbizzarrirti in quanto visionerai ed interagirai con un'ampia lista di impostazioni, rendendo particolarmente personalizzate tali opzioni per il risparmio energetico oppure per una maggior performance. Scegli una delle tre combinazioni di cui sopra, dopodiché seleziona dalla lista della nuova finestra una ad una le opzioni e scegli il valore da impostare, quello che ritieni più opportuno per l'utilizzo che ne farai del tuo sistema operativo, del tuo computer. Questa è una lista delle impostazioni che potrai eseguire e che verosimilmente troverai in questa sezione. Impostazione di una password alla riattivazione dopo la sospensione del computer, disattivazione del disco rigido dopo un determinato periodo di tempo, impostazioni del fondo del desktop, impostazioni per la scheda wireless, impostazioni della sospensione del computer, sospensione selettiva delle porte USB, impostazione pulsante apertura coperchio cabinet, impostazioni scheda PCI Express, risparmio energia del processore, disattivazione dello schermo ed infine impostazioni multimediali. Come puoi vedere, un'ampia gamma di opzioni da selezionare. Qui una schermata di ciò che avrai rappresentato in maniera parziale, quindi
varie sezioni al cui interno ci sono delle sottosezioni con varie impostazioni che potrai scegliere in base al parametro di combinazione di risparmio energetico che avrai selezionato da questo menu a tendina. Come vedi, puoi decidere di personalizzare molto la gestione dei consumi per ogni parametro. Un punto di vista strettamente personale, però, mi porta a selezionare sempre valori per rendere quanto più attivo il sistema operativo. Quindi, una rapida sintesi delle impostazioni che ti suggerirei a riguardo è quella di selezionare le prestazioni elevate come linea generale, se vorrai seguire i miei standard. Disattiverei la password necessaria alla riattivazione dopo che il computer è passato in modalità sospensione per tornare ad utilizzare il sistema operativo. Non disattiverei il disco rigido assolutamente. Inoltre, sospenderei la funzione presentazioni per lo sfondo del desktop e imposterei il risparmio energetico massimo per la scheda wireless se non la utilizzi, disabilitando anche lo stato di ibernazione. Altre impostazioni per le porte USB, disabiliterei la sospensione selettiva delle stesse e non farà intervenire il sistema per quel che riguarda eventuali presenze di pulsanti di sicurezza sul coperchio, sul cabinet del computer. E per quel che riguarda il pulsante di alimentazione, imposterei l'arresto del sistema alla sua pressione, naturalmente da acceso. Se non utilizzi mai la scheda PCI Express, seleziona risparmio energia massimo per questa scheda. Per quel che riguarda il processore, invece inserirei sempre i valori massimi al 100% per il livello minimo e massimo delle prestazioni e imposterei su attiva i criteri di raffreddamento del sistema. Per la disattivazione dello schermo, di norma imposto il valore mai, quindi non lo farò mai spegnere, curandomi però di spegnerlo io manualmente se dovesse seguire delle procedure che non necessitano la presenza davanti al computer, come il rendering video, montaggio video intendo dire, il download dei file e cose del genere. Infine, per le impostazioni multimediale, in caso di condivisione dei file, impedisco al computer di passare allo stato di sospensione e durante eventuali riproduzioni dei video, imposto ottimizza qualità video. Sottolineo che queste sono le mie impostazioni del sistema operativo e che devi ovviamente tenere in considerazione solo al fine didattico di questa lezione. Sarà tua cura invece impostare i parametri in base a esclusivamente le tue necessità. Termino dicendo che il pulsante ripristina combinazione predefinita, reimposta i valori dei parametri in base ai valori definiti dalla Microsoft per tipologia di combinazione che avrai scelto in base ad una delle tre possibili e disponibili. Eccoci qua ancora Goodle, andiamo a vedere come variare le impostazioni dell'opzione energia. Pannello di controllo, individua il pulsante opzioni risparmio energia. Cliccaci pure sopra. Si aprirà una zona nella quale potrai andare ad impostare i parametri. Già possiamo vedere che una parte è nascosta. Cliccando su questo pulsante potrai visionare tutte e tre le opzioni. In ognuna trovi la possibilità di modificare le impostazioni di combinazione. Diciamo subito che per quel che mi riguarda io scelgo sempre una opzione che mi consente di migliorare al massimo le prestazioni a scapito ovviamente di un maggior utilizzo di energia. Cliccando sul pulsante modifica impostazioni combinazioni già puoi disattivare lo schermo eventualmente tra un minuto e qualche ora, io imposto sempre mai. Stesso discorso relativo alla sospensione del computer, puoi decidere tu dopo quanto mandare il computer in sospensione. Come puoi vedere lo spegnimento del monitor è separato dalla sospensione del computer. In questo caso puoi semplicemente fermarti qui se volessi oppure andare a ulteriormente implementare le prestazioni andando su le impostazioni avanzate. Prima di individuare questa sezione puoi cliccare su ripristina impostazioni predefinite per questa combinazione cliccando su questo pulsante. Ad una richiesta confermerai il ritorno ai parametri standard definiti dalla Microsoft. Andiamo a vedere le impostazioni avanzate. Qui c'è un'ampia gamma di possibilità. Innanzitutto, ovviamente, in base al tipo di bilanciamento che andrai a selezionare per quel che riguarda le prestazioni. Come
come sempre io vado a selezionare le prestazioni elevate. Come detto nella descrizione, cercherei di ottimizzare quanto più possibile le prestazioni. Quindi ogni minimo dispendio di risorse del processore, anche se minime, le vado a eliminare. Quindi tutti i timer possibili, i conteggi ed eventuali altre impostazioni che prevedono un rallentamento del computer, lo vado a eliminare. Come il caso, ad esempio, potrebbe essere quello del passaggio alla sospensione del computer, quindi una sua riattivazione a richiesta di una password. Senza password sarà più reattivo questo passaggio qualora eventualmente lo decidessi. Per quel che riguarda il disco rigido, potrei decidere di disattivare i dischi rigidi dopo un certo numero di minuti, ma io imposto mai, anche se consumare più energia, ho sempre i dischi rigidi pronti a lavorare. Per quel che riguarda le impostazioni sullo sfondo del desktop, è predisposto disponibile, ma io potrei mettere sospesa, sempre per un discorso di ottimizzazione. Se non vengono utilizzate le schede wireless, è possibile impostare in questo caso un risparmio massimo di energia. Per quel che riguarda la sospensione del computer, potrai decidere se fare entrare in sospensione il computer dopo un certo numero di minuti, in questo caso mai. Se consentire la sospensione ibrida o meno, io la disattivo. Mettere in stato di ibernazione il computer dopo un certo numero di minuti, ma in questo caso io scelgo sempre mai, anche se potessi variare queste impostazioni. Consenti i timer di riattivazione, io metto disabilità. Per quel che riguarda le porte USB, vado a disabilitare la sospensione selettiva delle varie porte presenti all'interno del tuo computer. Per quel che riguarda i pulsanti di alimentazione e quelli presenti eventualmente sul coperchio, io posso impostare la posizione arresta il sistema oppure scegliere, se tu lo dovessi premere, di non intervenire, andare in sospensione o ibernare. In questo caso il mio computer non ha sui pannelli laterali eventuali pulsanti del coperchio, altrimenti avresti potuto avere anche questa ulteriore opzione. Se utilizzi la scheda PCI Express, puoi mettere inattiva, altrimenti se tu la utilizzassi potessi mettere risparmio energia massima. In questo caso io imposto inattivo in modo da non risparmiare energia per l'utilizzo di questo dispositivo. Per quel che riguarda invece il risparmio di energia del processore, io posiziono sempre un livello massimo, intendo dire il 100%, per quel che riguarda le prestazioni del processore, mentre mantengo attivo il criterio di raffreddamento del sistema. Per quel che riguarda lo schermo, già avevamo predisposto una non disattivazione dello schermo ed infine, per quel che riguarda le impostazioni multimediali, in caso di condivisioni dei contenuti multimediali, impediamo al computer di passare allo stato di sospensione per inattività oppure eventualmente consenti di passare in modalità utente assente o sospensione. Ma io posiziono impedisci al computer di passare allo stato di sospensione per inattività. Ultima opzione è quella di ottimizzare o bilanciare oppure risparmiare energia durante la riproduzione dei video. Una volta eseguite queste impostazioni, potrai cliccare su OK per farle acquisire e chiudere questa finestra, oppure annullarle e rigettarle, o infine applicare le impostazioni senza chiudere la finestra. Il pulsante Ripristina combinazione predefinita andrà a ripristinare queste impostazioni per la specifica selezione di combinazione che avrai deciso di selezionare. Una volta definito tutto, salvia i cambiamenti e verranno attivate queste prestazioni. Altre sezioni che potrai visionare sono queste, ma in parte già le abbiamo trattate durante la descrizione per quel che riguarda la disattivazione dello schermo oppure la sospensione del computer. Potresti creare una combinazione per risparmio energetico personalizzata, ma io credo che la soluzione migliore è quella che abbiamo visto in precedenza. Puoi specificare cosa avviene quando viene premuto il pulsante di alimentazione, cosa che già ti ho fatto vedere, ed eventualmente inserire o non inserire una password alla riattivazione
del computer. Anche qui potrai decidere di impostare la password e quindi, come puoi ben vedere, a volte hai una ridondanza di impostazioni rispetto alle selezioni standard che si presentano in questa sezione del pannello di controllo. Continueremo a leggerci nella prossima lezione per nuove informazioni sul pannello di controllo. Ora un forte saluto, ciao a presto da Gallo e dalla prossima!